tracks. And here comes the cavalry. Wow. Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e oggi recensirò per voi questo pay per view. WWE Hell in a Cell. WWE Hell in a Cell 2015, svolto il 25 ottobre del 2015 allo Staples Center di Los Angeles in California. Non credo di esagerare dicendo che era dal 2009 che non vedevo puntate di Raw così brutte. Se in quell'anno la pessima qualità dello show rosso fu per colpa dei vari guest host, in questo 2015 il WWE Universe deve scontrarsi con un nemico molto più potente di loro: la noia! Una noia talmente forte che l'unico modo per vedere un'intera puntata di Raw è come nel trattamento Ludovico di Arancia Meccanica. Circa. Vuoi per il periodo non proprio entusiasmante, vuoi per la scrittura delle puntate parecchio svogliata, ma quest'anno le tre ore sono diventate insostenibili. Ma hey, finché USA Network continuerà con questo trend, non potremo farci niente. Beh, possiamo sempre skippare i segmenti. E sì, il New Day continua a divertire, i loro segmenti a Raw vanno assolutamente visti, ma risultano come una singola goccia d'acqua in un mare di mediocrità. Sono arrivato a paragonare Raw ai Simpson. Entrambi gli show godono di un'ottima fama dovuta al loro passato, quando ogni episodio riusciva a proporre qualcosa di interessante. That's good! Mentre ora si fa fatica anche solo a ricordare cosa sia successo nelle puntate precedenti. That's bad. Ma mi rendo conto anch'io che criticare le puntate di Raw post Night of Champions è come sparare sulla Croce Rossa. Un po' come fare la recensione di Game Therapy, per esempio. Quindi iniziamo a parlare del kick-off. La solita ora precedente al pay-per-view inizia con i cavalieri della tavola dalla strana figura geometrica più figa del creato, ma la prima a saltarci agli occhi è Renee Young, con un abitino niente male, ma purtroppo prontamente coperta durante il pay-per-view. E cavalieri molto attivi durante quella notte, basti pensare a Booker T che millantava di conoscere l'avversario misterioso di John Cena. I don't want to ruin the surprise for the WWE Universe. Text it to me. Just tell me. Spoilers. Se il mese scorso il kick-off è stato completamente dominato dal New Day, qui ad Hell in a Cell è un'altra superstar a vincere il premio di mattatore della serata. Sto parlando del campione intercontinentale Kevin Owens e del suo promo eseguito all'esterno dell'arena. I actually think sports are kind of stupid. Sono tutti stupidi, eccetto me. L'unico incontro pubblicizzato per questo kick-off è un six-man tag team match, da una parte Cesaro, Neville e Dolph Ziggler e dall'altra l'Alleanza Internazionale composta da Sheamus, Rusev e King Barrett. Inizialmente doveva essere un tag team match Luke Harper e Braun Strowman contro Dean Ambrose e Randy Orton, ma l'incontro è stato modificato dopo che The Viper si è infortunato ad una spalla gettando la spazzatura. True story. No, scusate. Quindi si è deciso di radunare tutte le superstars più trascurate, creando improbabili alleanze e giustificando così questo six-man tag team match, che tra l'altro abbiamo già visto sei giorni prima a Raw con vittoria degli Heel. Ma sicuramente meglio questo che l'ennesimo capitolo della faida tra Rusev e Dolph Ziggler, per nostra fortuna, terminata a Raw. Anche se con un finale davvero tragico, rendendo pubblico il fidanzamento e futuro matrimonio tra il bulgaro e Lana, annullando così tutte le loro precedenti relazioni all'interno del ring, rispettivamente con Summer Rae e Dolph Ziggler. Come se si fossero accorti di aver creato una puttanata di storia senza punto di ritorno. Ma adesso, come la concludiamo sta puttanata? Lana molla Ziggler e si fidanza con Rusev alle spalle di Summer. Così, da botto. Genio! Ma nonostante questa mia brutta presentazione, l'incontro è piacevole e godibile, forse anche più bello di quello visto sei giorni prima a Raw, e questa volta la vittoria va al team dei Face grazie alla combinazione di Giant Swing di Cesaro e Red Arrow di Neville su King Barrett. Questo era il kick-off di WWE Hell in a Cell 2015. Il pay-per-view vero e proprio si apre con l'Open Challenge di John Cena con in palio il titolo degli Stati Uniti. La prima persona a presentarsi è Zeb Colter, il quale afferma che il leader della C-Nation è in grado di dividere le folle, ma è tempo che anche le persone più diverse si uniscano per inseguire un bene comune. E contro ogni pronostico annuncia il rientrante Alberto Del Rio. E devo dire che questa è stata un'autentica sorpresa, però non presa benissimo dalla totalità dei membri del WWE Universe. Ma hey, benvenuti al mondo, un posto terribile dove per sopravvivere si è costretti a lavorare e dove alle volte si è costretti ad accantonare i propri principi morali per accettare un lavoro.
Dovremmo invece discutere maggiormente sulla qualità del match proposto, che personalmente, se non fosse stato per la sorpresa provata durante il ritorno del messicano, riterrei insufficiente. Il termine più esatto è sicuramente anticlimatico. Infatti Del Rio, dopo aver evitato il comeback di Cena, lo schiena pulito dopo un solo super kick, prendendosi anche una piccola rivincita karmica, visto che ad Hell in a Cell 2013 il leader della C-Nation tornò strappandogli il titolo dei pesi massimi. Partiamo col dire che questa non è la prima vittoria di Del Rio avvenuta dopo un super kick. Il più famoso è sicuramente quello ai danni di Dolph Ziggler a Payback 2013, ma in quel caso fu un finale legittimo, visto che lo show-off veniva da diverse settimane di stop per colpa di una commozione cerebrale. In questo caso non c'è stata una vera e propria preparazione a questo colpo alla testa e non mi sembra stiano vendendo un infortunio del leader della C-Nation per giustificare questa sconfitta avvenuta dopo un semplice calcio. Tra l'altro, esito di questa Open Challenge che ha finito con il ridicolizzare tutte quelle viste a Raw. Se ripensiamo alle fatiche spese per sconfiggere gente come Neville, Sami Zayn, Cesaro o Kevin Owens, questo match con Del Rio gode davvero di una gestione alquanto strana. E infine parliamo di questa insolita alleanza con Zeb Colter. Il manager e il messicano sono intenzionati a lasciarsi il passato alle spalle e assieme creeranno un nuovo paese privo di barriere e preconcetti, la Mex America. Sembrerà forzata, ma io riesco ad accettare tale giustificazione. A fatica ci si dimenticherà del passato da estremista politico di Colter al fianco di Jack Swagger proprio contro il messicano, secondo loro clandestino. Ma l'All-American America non fu il suo unico cliente. Nel 2013 lo fu anche Cesaro, perché secondo lui rispecchiava i valori dei Real Americans, nonostante la nazionalità svizzera. Stessa motivazione data anche per Del Rio alla fine. E non credo che bisogna tanto invocare al senso e alla coerenza, perché di base stiamo parlando di un personaggio nato come stereotipo. Non sarà estremista come un tempo, ma di base era e rimane un razzista, e queste persone non sono intelligenti. È come andare a cercare coerenza sulla pagina Facebook di Salvini, non la troverete. Oppure sono io che ho viaggiato troppo con la fantasia e questa storyline è un pretesto per la WWE di ripulirsi la coscienza dopo gli epiteti razziali ricevuti da Del Rio. Nel backstage continuano i mind games ad opera di Corporate Kane nei confronti di Seth Rollins. Good luck. You're gonna need it. Ormai mi sono innamorato della sua interpretazione del dirigente ingenuoto che fa finta di non sapere cosa stia succedendo e sono arrivato a sperare in una sua vittoria del titolo mondiale solo per vedere una festa aziendale organizzata dal suo alter ego Corporate. Il secondo incontro di questo pay-per-view è il primo dei due Hell in a Cell match della serata, che vede contrapposti Roman Reigns e Bray Wyatt. Per anni ci siamo giustamente lamentati che i pay-per-view a tema siano una specie di costrizione. Che 9 volte su 10 gli Hell in a Cell match proposti risultano forzati perché la faida non necessita della diabolica struttura. In questo caso avrebbe anche senso il concludere il tutto all'interno della gabbia. Ma Cristo, che strazio! Arrivare sino a questo punto è stata un'autentica tortura. E mi spiace dire questa cosa, visto anche come iniziò questa faida. Se vi ricordate, fui molto positivo, per una volta c'era un senso al solito attacco out of nowhere del guru e il suo puntare sulla debolezza più grande dell'ariete, la figlia, ha dato il via a situazioni davvero inquietanti. Ma tempo un mese, tutto fu accantonato per lasciare spazio alla guerra tra gang, in una situazione così stagnante che lo stesso Roman Reigns faticava ad eseguire i suoi promo. That's water under the bridge. What really... Ma non pensate che la family sia esente da difetti. Ormai l'importanza di discepoli come Harper e Rowan è ridotta ai minimi storici. Ne è una prova il ritorno della pecora bianca per rimpiazzare il compagno in una puntata di Raw e di come nessuno si sia minimamente preoccupato di spiegarci, in chiave Mark, tale sostituzione. E l'importanza data a Braun Strowman è stata talmente esagerata da farlo sembrare il vero pericolo della famiglia di Buzzurri, facendo passare invece il leader Bray Wyatt per un codardo messo lì solo per valorizzare la pecora nera. A tal proposito, in molti nella recensione di Night of Champions mi hanno chiesto: ma Max, perché non hai parlato dell'ottato di Braun Strowman? Davvero? Volete che io sia l'ennesimo a dirvi quanto faccia schifo? Voglio dire, guardatelo, anche un cieco capirebbe che è l'ennesimo bestione impedito, cioè... guardatelo, è impossibile prenderlo sul serio! Seriamente, vi prego, smettetela di chiedermi di Strowman. Ma nonostante tutto, questo Hell in a Cell match è stato buono. Avevo la forte paura di assistere al classico Hell in a Cell match limitato dalle regole del TVPG, come molti altri dal 2009 in avanti. Un semplice incontro con la gabbia a fare da contorno alla fine. E siccome il loro primo match di Battleground fu tutto tranne che entusiasmante, potrete benissimo capire le mie paure. Ma come ho detto, paure che non si sono concretizzate. Un ritmo non incalzante, ma con colpi particolarmente duri, è stata una gran bella sequenza di spot e mazzate in grado di mascherare gli evidenti limiti dell'ariete.
E vittoria che va a Roman Reigns, che quindi si dichiara il vincitore di questa terribile faida, ma con un gran bel capitolo finale. Bingo! No, scusate, ho fatto bingo nella versione dedicata alle sconfitte di Bray Wyatt. È il momento di mettere in palio i titoli di coppia nell'ennesimo scontro tra i campioni, il New Day, questa volta orfani di Xavier Woods e del suo trombone, e gli sfidanti, i Dudley Boyz. Iniziamo col dire che la fascia a lutto per ricordare il partner mancante è geniale. E non so voi, ma secondo me i match del New Day perdono molto in quanto ad atmosfera senza il trombone di Xavier. Gli sculettamenti di Big E senza la musica ad accompagnarlo hanno un non so che di inquietante. Ma questo sta a significare quanto questi due funzionino bene assieme e di come il dividerli, anche per poco tempo, riduca di molto le loro potenzialità comedy. Invece si è purtroppo e definitivamente spento l'entusiasmo che ha accompagnato il ritorno dei Dudleys in federazione. Non fraintendetemi, è sempre bello vederli in azione, ma credo che la WWE non sia riuscita a sfruttare il momento. Il non dargli i titoli di coppia a New York, preferendo invece ripetere lo stesso finale del match visto a Night of Champions, è stato un errore colossale. L'incontro di Lina Cell, proprio come lo stato quello del mese precedente, è dignitoso e si lascia guardare, nonostante alcuni evidenti botch e nonostante il verdetto già scritto, vittoria dei Dudleys. Ma dopo un evidente tributo ad Eddie Guerrero con Kofi Kingston che fa credere all'arbitro di essere stato colpito col trombone da Bubba Ray, Big E ne approfitta colpendo realmente l'avversario con lo strumento musicale e permettendo al partner di schienarlo mantenendo così i titoli di coppia. Di nuovo? Non fraintendetemi, io adoro il New Day, ma perché richiamare in federazione i Dudleys per poi non fargli vincere i titoli? È tutto un allungare il brodo sino al tanto vociferato tables match? Boh, può essere, ma se così fosse, perché far schienare i Dudley da King Barrett a Raw? E perché far apparire i Lucha Dragons così dominanti a SmackDown con tanto di face to face con i campioni? Infatti sembra proprio che questo sia stato l'ultimo assalto ai titoli eseguito dai fratelli di Dudleyville, contando che si sta anche parlando di un ritorno degli Usos. Il quarto match del pay-per-view vede in palio il titolo delle Divas, la rivincita tra la campionessa Charlotte e la sfidante Nikki Bella. La Divas Revolution nel main roster è stata un autentico flop, quindi si sono chieste dove è stata mostrata un'autentica rivoluzione per quanto riguarda il wrestling femminile? A NXT. Ormai i match femminili sono uno dei punti forti degli special event dello show giallo, in particolar modo i due tra Sasha Banks e Bayley, i quali si sono inseriti con forza e decisione tra i migliori incontri femminili della storia. Quindi si sono dette, almeno per questo match cerchiamo di fare come loro. Lo spot dell'Hurricane Run è stato chiaramente preso dal match di TakeOver Brooklyn. Ma in ogni caso, pur non raggiungendo i livelli dei capolavori appena citati, questo incontro si dimostra più che sufficiente. L'aver relegato nel backstage le amichette delle due partecipanti ha aiutato l'incontro ad avere un tono più serio, e le due non si sono risparmiate colpi mica da ridere. Non è da sottovalutare l'Alabama Slam di Nikki sull'Apron Ring. E Nikki, pur nella sconfitta, è stata molto brava, tant'è che reputo questo incontro il suo miglior match uno contro uno. Sperando che questa buona prestazione riesca in qualche modo a diminuire le critiche nei suoi confronti, che spesso cadono nel banale e nell'off topic. Quelle sulla relazione con Cena, per capirci. Non rispecchierà mai la definizione di buona lottatrice, ma in certe occasioni ha dimostrato di farsi valere, e negli anni, pur mostrando sempre evidenti limiti, ha saputo migliorarsi. Alla fine sono sicuro che anche lei sa di non essere un fenomeno. And the better wrestler. No. Ok, il suo ego è smisurato e crede di essere la più grande Divas Champion della storia, ma ripeto, certe critiche sono davvero esagerate e fuori contesto, non stiamo mica parlando di Eva Marie, per esempio. È tempo di mettere in palio il WWE World Heavyweight Championship, da una parte il campione Seth Rollins e dall'altra lo sfidante Demon Kane, con la stipulazione speciale che se il demone avesse perso, la sua controparte corporate sarebbe stata licenziata. Sarò un inguaribile ottimista, e non è vero, non lo sono, ma penso che questa faida e questo match avessero così tante possibilità di successo. Peccato che abbiano inserito le perle solo nelle prime settimane con il divertentissimo Kane bipolare, anche se non sfruttato sino in fondo, e non hanno voluto osare inserendo i due partecipanti all'interno dell'Hell in a Cell match. Sono del parere che sarebbe venuto fuori un incontro carino, non ai livelli degli altri due Hell in a Cell match della serata, ma comunque godibile. Invece ci siamo ritrovati con un incontro da show settimanale dove anche il tavolo dei commentatori ha deciso di non collaborare, decidendo di non rompersi durante la powerbomb del campione WWE. Alla fine Kane era l'avversario perfetto per concedere una vittoria pulita e senza aiuti esterni a Seth Rollins, e così è stato. Peccato che, come detto, questa possibilità non sia stata sfruttata sino in fondo. Per Survivor Series il nuovo sfidante sarà Roman Reigns, e a differenza di molti, mi sento di gioire per tale scelta. Realisticamente non vi erano altri possibili sfidanti, non tiratemi fuori Cesaro o Kevin Owens per piacere. Alla fine è un incontro che ci stanno facendo annusare da WrestleMania 31.
E la possibilità di un turn di Ambrose sull'ariete mi intriga, perché a differenza dei rumors che prevedevano un suo tradimento durante la faida con la Wyatt Family, questa volta non sarebbe fatto completamente a caso e abbiamo ben un mese per poter costruire i sentimenti negativi nella mente del lunatico. Sembra quasi si fossero dimenticati di un match della card, infatti lo spot della morte tocca l'incontro con in palio il titolo intercontinentale tra il campione Kevin Owens e lo sfidante Ryback. Il mese scorso elogiai la psicologia del loro match, ma questa volta non c'è nulla da elogiare. È probabilmente il peggior incontro del Prize Fighter da quando è arrivato in WWE. Sono stati sicuramente sfavoriti dalla brevissima durata, ma i loro stili troppo differenti, senza un'adeguata psicologia a farli collidere, hanno dato vita ad una contesa davvero brutta. Vittoria e mantenimento del titolo intercontinentale che vanno a Kevin Owens dopo la sua pop-up powerbomb. Siamo finalmente arrivati al main event, il tanto atteso capitolo finale. Hell in a Cell match tra The Undertaker e Brock Lesnar. Parlare di un match del genere sarà molto difficile. Proviamoci. Il primo capitolo, lo shock, la sconfitta dell'Undertaker a WrestleMania 30 per mano di Brock Lesnar. Il secondo capitolo, la controversia, il Deadman è disposto a mettere da parte il proprio orgoglio pur di ottenere la sua vendetta, pur di poter battere la bestia. E infine il capitolo finale, il viaggio all'inferno dal quale solamente uno dei due potrà tornare indietro. Dopo Battleground la faida presentava evidenti difetti per quanto riguarda le tempistiche e le motivazioni espresse dall'Undertaker, che se non riuscirete a riconoscere non farete altro che mentire a voi stessi, ma non è questo il punto. Dopo SummerSlam la faida aveva un solo ed unico scopo, non quello di trovare motivazioni per ulteriori incontri e far così contente le bestie di internet come me. No! Tutta la storia iniziata a WrestleMania 30 e arrivata sino ad ora ad Hell in a Cell si concentra totalmente su Undertaker. Si tratta di un percorso psicologico, un bellissimo percorso psicologico. Il becchino non è mai stato un personaggio che necessitasse di un titolo mondiale, lui aveva qualcosa di ben più importante, la streak di WrestleMania. Ma un giorno, puff, tutto quello per cui lui ha combattuto per oltre 20 anni è sparito nel nulla. E giustamente nacque in lui un fortissimo desiderio di vendetta. Negli ultimi mesi lo abbiamo visto cambiare, così rabbioso e disposto a tutto pur di affrontare nuovamente il suo avversario. Perché come detto dallo stesso Taker, non ha più nulla da perdere, e il rispondere "dovrai farlo" a Brock Lesnar che gli urla che lo avrebbe ucciso, ne è la prova. Privarlo della streak è stato come privarlo della sua stessa anima. È un essere in continua agonia e farà di tutto pur di far cessare questo tormento interiore, dopo che per la prima volta è stato messo di fronte alla sconfitta più netta e cocente della sua esistenza. E tutto ciò è bellissimo. È bellissima questa umanizzazione, è bellissimo scoprire che un personaggio considerato invincibile, ai limiti del soprannaturale, abbia anche lui i suoi timori e i suoi rimpianti dovuti ai suoi fallimenti, proprio come noi comuni mortali. Ma c'è un piccolo problema. Semplicemente Undertaker non può battere la bestia. Per quanto Undertaker ci provi, per quanto in basso possa andare, pur di ottenere anche il più piccolo vantaggio, Brock Lesnar continuerà ad essere migliore di lui. Ed è per questo che si arriva ad Hell in a Cell, è questo il punto di arrivo di questo magnifico percorso psicologico. In cuor suo, anche Undertaker sa che quella vittoria di SummerSlam è macchiata dall'onta di essersi ridotto a colpire il suo avversario con un colpo basso e molto probabilmente teme di essere inferiore a Brock Lesnar. Per questo il capitolo finale del Deadman non può essere nient'altro che l'accettazione della sua sconfitta. Il match che questi due combattenti ci hanno regalato è maestoso, il capolavoro assoluto di questa faida. Crudo, violento, tutto ciò che deve essere un bel Hell in a Cell. Ed è riuscito a ridare lustro ad una stipulazione che negli ultimi anni sembrava davvero aver fatto il suo tempo. Vittoria di Brock Lesnar che, come detto, si dimostra superiore ad Undertaker e un becchino che a battaglia conclusa si gode gli sguardi di approvazione da parte di tutti i membri del WWE Universe, compreso il suo avversario, e dopo questa dura prova, pur nella sconfitta, potrà riposare in pace e fiero di se stesso. Sipario. Ma la celebrazione è interrotta dalla Wyatt Family che dopo aver attaccato Undertaker lo porta via con loro. L'ultima volta che la famiglia di Buzzurri ha rapito qualcuno, quella persona è tornata in versione corporate, ma dubito si ripetano certi fatti. Il tutto pare portare ad un 4 contro 4 ad eliminazione tra il team della Wyatt Family e il team dei Brothers of Destruction a Survivor Series, dove potremo davvero celebrare l'Undertaker quando verranno compiuti i suoi 25 anni di onorata carriera. E questo mi piace! Certo, per i miei gusti, Hell in a Cell poteva concludersi solamente con Undertaker e il segmento della Family potevano farlo la sera dopo, ma la situazione dei team mi intriga e voglio scoprire chi saranno i partner di Kane e Undertaker. Questo era WWE Hell in a Cell 2015. Abbiamo dovuto aspettare 6 anni per vedere una bella edizione di questo evento, ma personalmente ne è valsa la pena.
pur proponendo alcune insufficienze, il pay per view riesce anche a proporre alcuni punti forti e un grandioso main event che è riuscito a ridare legittimità ad un evento che ormai si attendeva con terrore e non con trepidazione. Un evento che è riuscito a prendere le mie incertezze, scartarle e farmi ricredere pesantemente. Questa edizione di Hell in a Cell ha concluso delle storie, ne ha dato vita a di nuove e, cosa da non sottovalutare, mi ha messo addosso una forte curiosità attorno alla puntata di Raw della sera dopo. Dopo un mese passato a soffrire la noia del lunedì sera, Raw è tornato con una buona puntata, come se si fosse lasciato quel brutto mese alle spalle. Forse sto correndo un po' troppo, una buona puntata non cancella una serie di puntate disastrose, ma sono positivo e voglio seguire con interesse questa Road to Survivor Series che forse è tornato a vivere di un'importanza degna del suo nome. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. Raise our unicorn horns. Ha! Gay!